Posso chiedere qual è l'emendamento che lei ha presentato e che vorrebbe che venisse discusso invece? Ce ne sono alcuni. Lei non li ritira i suoi? Alcuni sono, diciamo, irrinunciabili. Ce n'è qualcuno che incide sul livello, diciamo, di civiltà del paese. Ce n'è qualcun altro che può essere considerato necessario in quanto rende la norma costituzionalmente coerente, congrua. Per capirci. E poi altri che servono a raggiungere le finalità dichiarate dal decreto, che sono poi quelle di sicurezza e risparmio della spesa. La preoccupazione è che questi emendamenti ed altri vengano poi messi da parte sull'altare del nuovo accordo che c'è stato sul DL fiscale tra Di Maio e Salvini. Siamo al mercato delle vacche. Noi stiamo dialogando perché, come è giusto che sia, la politica deve essere soprattutto confronto. Adesso ci stiamo confrontando. C'è una richiesta di Salvini di ritirargli gli emendamenti, lo sa benissimo. Questo me lo dice lei e adesso noi... Pubblici su Facebook. Noi siamo forti nella nostra identità e nelle nostre convinzioni, ma i margini per ragionare ed operare credo che ci siano tutti. Vi hanno detto che ci sono per cambiare il decreto sicurezza. Allora, non lo so. Noi presenteremo gli emendamenti che abbiamo già presentato, li abbiamo anche cominciati a discutere in commissione e vedremo la valutazione che ne farà il governo. Purtroppo credo che la visione di Salvini non abbia trovato un punto di accordo con la nostra. Questo credo che sia un dato abbastanza di fatto, ma soprattutto io credo che questo decreto non persegua gli obiettivi che si è dato. Mi sono resa conto che nella narrativa che ne viene fatta si raccontano cose che non ci sono nel decreto. Per esempio, aumenteremo le commissioni, ci adopereremo per i rimpatri e quindi per avere gli accordi, ma tutte queste cose non ci sono nel decreto. E allora io mi domando se è stato compreso o se è successo un po' come il decreto fiscale, cioè voglio dire, perciò c'è anche un dovere di fare un controllo poi quando arriva nelle Camere. Si può chiesto di ritirare gli emendamenti? No, chi è? Perché no? Se vi venisse chiesto di approvarlo così come oggi, lei voterebbe a favore o no? No, io già ho detto che voto contro, è un dovere istituzionale. Alcuni di quegli emendamenti non li ritiro, il governo li può bocciare se non ritiene di condividerli. E a quel punto lei cosa farà? Dovesse rimanere così il testo, bocciati i suoi emendamenti, una richiesta di non modificare questo testo. A quel punto lei come voterà? Se non dovessero esservi quelle modifiche che io ritengo essenziali, ovviamente non è che lo possa votare. Gli emissari di Di Maio che avete incontrato,
è no, arrivata un'apertura, che non si è parlato di quello, non ci vediamo. No, però non sono emissari di Di Maio. Per capo segreteria Palazzo Chigi, quindi persone importanti. Interloquiamo con Di Maio, con gli emissari abbiamo parlato anche di quello, ovviamente, ma non Ciò non importa che non parliamo con Di Maio, ci mancherebbe. Parleremo con Di Maio. Parlerete con Di Maio? Sì, penso di sì, sarà necessario, sì, sarà opportuno. Opportuno sicuramente. Vabbè. Cosa gli chiederete? Ma io ho presentato gli emendamenti, sarà forse lui a dirmi qualcosa.